Ciao Gerardo, ho pensato di farti un video perché secondo me è la cosa migliore, visto che se ti scrivevo l'intavolatura in Word, probabilmente facevo fatica a dirti, a parlarti degli spostamenti e con quale dito spostarsi nel fare sia l'esercizietto cromatico sia la scala cromatica, partendo da là, che io metto in tutti insieme. Adesso ti faccio un video. Dove ti faccio i due esercizi in un certo senso, anche se uno è un esercizio, l'altro invece è una scala, ok? Ecco, allora partiamo con, prendo la telecamera, la metto più vicina, uso questa chitarra qua che è una chitarra elettrica, e perché così avendo anche i segnatasti, riesci forse meglio a vedere dove è. Questo è il quinto tasto, questo qui. E io parto con l'indice in questo punto. Io adesso faccio prima l'esercizio cromatico, o meglio, forse è meglio che faccio prima la scala cromatica che arriva fino alla del quinto tasto del cantino. C'è un brutto riflesso, adesso faccio una cosa di questo genere che forse si vede meglio la chitarra. Ecco, parto con il quinto tasto, al quinto tasto con l'indice e faccio 1, 2, 3 e 4, poi scalo un tasto andando in corda di là e faccio 1, 2, 3, 4, scalo un tasto andando nella corda di re, faccio 1, 2, 3, 4, ancora un altro tasto e arrivo al secondo tasto in corda di sol. E faccio 1, 2, 3, 4, passo in corda di Si rimanendo fermo nello stesso tasto con l'indice, faccio 1, 2, 3, 4, poi scalo di nuovo un tasto, vado al primo tasto nella corda di Mi cantino e faccio 1, 2, 3, 4 e vado avanti a fare il La con il mignolo, ok? Poi torno indietro facendo 4, 3, 2, 1 e vado indietro con l'indice, apro il mignolo per arrivare al quinto tasto e fare 4, 3, 2, 1 in corda di Si, faccio 4, 3, 2, 1 esattamente identica alla posizione della mano in corda di Sol, apro il mignolo, arrivo al sesto tasto e faccio 4, 3, 2, 1 in corda di Re, apro di nuovo il mignolo, vado al settimo tasto in corda di La e faccio 4, 3, 2, 1, poi di nuovo arrivo fino all'ottavo tasto con il mignolo e Mi basso, faccio 4, 3, 2, 1 e sono tornato al La iniziale, al quinto tasto, ok? Questa è... Questo è l'esercizio, anzi scusa, questa è la scala cromatica di due ottave di La, da questo La a questo La in corda di Sol, da questo La a La in corda di Mi cantino. La prima ottava è da questo a questo La, la seconda da questo a questo. Adesso cambio un po' l'inquadratura, vado un po' più sotto perché devo fare l'esercizio cromatico che parte sempre in La. Ok, e faccio 1, 2, 3, 4 in corda di Mi basso, 1, 2, 3, 4 in corda di La, 1, 2, 3, 4 corda Re, 1, 2, 3, 4 in corda di Sol e poi vado avanti col mignolo e faccio 4, 3, 2, 1 sempre in corda di Sol, vado avanti con l'indice, faccio 1, 2, 3, 4. Poi vado di sotto, nella stessa posizione, in corda di Si, faccio 1, 2, 3, 4, corda di Mi cantino, 1, 2, 3, 4, vado avanti col mignolo e faccio 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, sempre stessa posizione in corda di Si, stessa posizione in corda di Sol, 4, 3, 2, 1,
Stessa posizione corda di re, 4, 3, 2, 1. Vado indietro di un tasto e poi faccio sempre in corda di re, 1, 2, 3, 4. Col mignolo vado indietro di un tasto e faccio 4, 3, 2, 1 in corda di re, sempre. Poi passo in corda di la, stessa posizione. Mignolo al nono tasto, 4, 3, 2, 1, mignolo al nono tasto, 4, 3, 2, 1 e torno al la iniziale in corda di mi basso. D'accordo? Faccio questa cosettina qua. Se vuoi adesso te lo ripeto, faccio sempre corda, da corda di mi basso fino a corda di sol, faccio sempre 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. In corda di sol vado avanti col mignolo e faccio 4, 3, 2, 1. Poi vado avanti con l'indice, un tasto e faccio 1, 2, 3. 4 e adesso vado fino a mi cantino, cioè 1, 2, 3, 4 in corda di si, 1, 2, 3, 4 in corda di mi cantino. In mi cantino vado avanti col mignolo e però poi faccio 4, 3, 2, 1 e arrivo fino in corda di re, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Quando sono in corda di re vado indietro di un tasto con l'indice, faccio 1, 2, 3, 4. Poi vado indietro col mignolo e faccio 4, 3, 2, 1 e arrivo fino in corda di mi basso andando su in questa posizione. 4, 3, 2, 1 in la, 4, 3, 2, 1 mi basso e arrivo al la per ricominciare. Sono pronta a ricominciare. Tra l'altro questo esercizio posso dirti che se fai bene la pennata, la plettrata nelle corde con la penna, andando sempre e tornando, facendo movimento di andirivieni con la penna in su e in giù, dovresti tornare a la esattamente con la penna in giù come quando cominci, perché fai sempre in giù, in su, in giù, in su, in giù, in su. Sono tornato ad arrivato in giù. Quindi se fai sempre il movimento di andirivieni anche cambiando le corde, sempre su e giù, senza mai fare una plettrata in giù seguita da un'altra in giù o viceversa una in su seguita da un'altra in su, per raddoppiare, facendo sempre uno su e uno in giù, tu dovresti fare tutte le note, tornare a la, essere pronto per ricominciare con la pennata in giù, eccetera. Ok? Ecco, adesso naturalmente ti manderò l'indirizzo tramite posta elettronica del video, così te lo puoi guardare, eventualmente anche scaricare. Adesso io penso che tu abbia qualche cosa per scaricare questo video. Ciao!